Il 1 novembre del 2009 ci lasciava per sempre Alda Merini, una delle più importanti e amate poetesse italiane, una delle poche voci femminili del Novecento letterario italiano. La sua data di nascita, il 21 marzo 1931, coincide con l'inizio della primavera e con la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'UNESCO nel 1999 per ricordare il valore della produzione poetica in ogni cultura umana. La RAI dedicherà ad Alda Merini un film TV che andrà in onda il 14 marzo. La forza di questo film è di raccontare una Merini inedita, nel senso che Alda è sempre stata ritratta come soprattutto una malata di mente, una persona da ricoverare, vita in manicomio, mentre era esattamente il contrario di tutto ciò. Cioè, intanto era un grande poeta, lei diceva: io sono un poeta, non una poetessa. E oltre ad essere un grande poeta, è stata una donna, secondo me, che dovrebbe essere di esempio proprio alle figure femminili per la forza, la tenacia, la volontà con cui ha superato i problemi che ha avuto, perché ha avuto problemi gravi, ovviamente problemi psichici. E quindi io penso che la forza di questo film sia di portare agli occhi degli spettatori una Alda Merini totalmente inedita. Non quella che abbiamo visto sempre così depressa, deprimente, ma una donna così piena di vita, di voglia di emergere, di farcela. Cioè, un ritratto a mio avviso importantissimo, soprattutto per le più giovani generazioni che non la conoscono e che avranno, grazie a questa possibilità di essere messa in onda a livelli così importanti, di conoscere un personaggio totalmente inedito. La Merini ha cominciato da giovanissima a scrivere, ha incontrato tutti i grandi. Nel 50 fu pubblicata da Spagnoletti, ha incontrato Quasimodo, Montale, ha chiacchierato con la Spaziani, una delle grandissime poetesse. Era quasi un dovere per il servizio pubblico allora illuminare una grande artista, ma soprattutto una grande donna che ha avuto una vita difficilissima e complicata. Il regista Roberto Faenza si è detto convinto che questo film avrà un'ottima accoglienza da parte del pubblico, perché Alda è un personaggio che vive ancora nel cuore della gente e soprattutto dei giovani. Per fare questo film abbiamo impiegato parecchi anni, perché non è facile raccontare la vita di un personaggio così complesso. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone che l'hanno conosciuta, in particolare Arnoldo Mondadori, che le è stato vicino negli ultimi 10-15 anni. E quindi, grazie a queste testimonianze, noi raccontiamo una Merini inedita, una Merini che il grande pubblico non ha mai conosciuto, che conoscerà. Io sono sicuro che questo film avrà un grandissimo successo, un grandissimo riscontro di pubblico. Il ritratto di un'icona contemporanea inedito e appassionante. Proprio per questo i suoi versi e la sua storia vengono ricordati ogni anno proprio il 21 marzo, a testimonianza della forza della poesia e della sua capacità unica di raccontare la vita.